iniziativa alla Due Giorni sotto il cedro del Libano. Perché questa iniziativa? Per valorizzare tutte le nostre eccellenze, i nostri paesaggi, la natura che ci circonda, ma soprattutto per cercare di far sviluppare il senso civico ai più piccoli, per il rispetto dell'ambiente, per il rispetto della natura e per il rispetto di tutto quello che ci circonda. Verrà appunto svolto a Villa Giovanardi, un parco inaugurato qualche anno fa, che è un'eccellenza anche della paesaggistica e della natura. Ci sono delle piante come il cedro del Libano che hanno una rilevanza internazionale. Da quanto tempo è ospitato il cedro del Libano ai giardini Giovanardi di Penne? Sono più di 200 anni, quindi sono parecchi anni. E per quanto riguarda in soldoni il programma della manifestazione, so che avete avuto la presenza della Favola del Bosco da parte di Montagne Amiche e Legambiente. Sì, ci saranno varie associazioni che collaboreranno per questa manifestazione, come Legambiente, che ringraziamo, l'associazione Montagne Amica Energetica, che si occuperà dei laboratori di riciclo ricreativo per i più piccoli, e tante altre associazioni come Vivi Fisciano, che faranno conoscere le bellezze che si trovano a Penta, dove è situata appunto Villa Giovanardi, quindi monumenti storici, le realtà più importanti di quella frazione. Il costo totale dell'iniziativa? Praticamente non ci sono costi, perché con la collaborazione delle associazioni cerchiamo di fare cose senza avere un esborso da parte per il comune, visto anche i momenti difficili delle amministrazioni comunali. Quindi tutte le manifestazioni che facciamo sono a costo zero, ma hanno sempre una grande partecipazione. Tutto nel senso e nel segno della volontarietà, del volontariato. Sicuramente, per questo ringraziamo le associazioni che si sono rese prodigate, sì, e che hanno collaborato e collaboreranno con noi, come l'associazione Vivi Fisciano, perché nella mattinata di sabato avremo un giro turistico per il centro storico della frazione Penta. Abbiamo tenuto anche con loro nel mese di maggio una sorta di maggio dei monumenti, non l'abbiamo chiamata così, nella Fisciano in arte e monumenti. Abbiamo visitato la Fisciano capoluogo, Penta, Gaiano e la frazione Villa. Abbiamo scoperto tante bellezze di queste nostre frazioni e vogliamo che ai ragazzi, ai giovani, ai bambini venga trasmesso. L'ambiente in cui vivono, il loro territorio, è ricco di tradizioni, è ricco di una storia che va conosciuta, va ricordata, valorizzata in tutto, proprio per quanto riguarda i giardini della Villa Giovanardi, insomma il parco pubblico. Ricordo che mia nonna, che era del 24, mi disse di aver piantato ella stessa un alberello di quelli che sono all'ingresso, al di qua del cancello d'ingresso, quindi nella parte adesso adibita a parcheggio. Per cui anche quegli alberi lì presenti hanno quasi 100 anni. Quindi